Mi sono alzato, oh bella ciao, sì! E una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Hey! Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Portami via e che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, tutti, oh bella ciao. E se io muoio da partigiano e tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna e sotto l'ombra di un bel fiore. A volare!
quelli che passerò. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 con le genti che passeranno e mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e questo è il fiore del partigiano, è morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Thank you!
Sergio Mattarella e a tutti i partigiani e dai deportati che per ragioni anagrafiche non possono essere presenti. Erano però presenti 79 anni fa in questa piazza dove si annunciava la venuta insurrezione popolare guidata dalle brigate partigiane quando finiva il fascismo e la guerra da esso voluta. Dopo 20 anni di dittatura, con anni di guerre, veniva conquistata la libertà soffocata dal fascismo. Il prezzo pagato dai partigiani e dalla popolazione civile fu altissimo. I tanti morti, i torturati, in particolare le staffette, tanti deportati che non fecero più ritorno nelle proprie case. Un grazie a quanti si opposero al fascismo fin dalle sue origini e pagarono un prezzo altissimo. I Matteotti, i Gramsci, i fratelli Rosselli, i Don Minzoni e quanti e tanti conosciuti che sono stati protagonisti della resistenza italiana. A questi italiani antifascisti e ai molti dobbiamo dare un nostro grande ringraziamento. Oggi, qui, nel nome dell'Italia repubblicana e antifascista, ricordiamo la lotta partigiana che scrisse la nostra Costituzione con tutti i suoi diritti e con tutti i suoi doveri, con tutti i suoi equilibri di potere al fine di impedire che l'uomo o la donna solo a comando possa decidere per tutto. Sia oggi un giorno di unità del Paese, nella stessa unità che il Comitato di Liberazione Nazionale d'Italia qui a Milano promosse la manifestazione di tanti anni fa. Il Comitato Nazionale di Liberazione riuscì ad avere, nonostante le diverse opinioni che la componevano, contribuirono a devanare la nostra casta costituzionale. Questa unità che racchiude la festa del 25 aprile è una unità che noi dobbiamo preservare. Nella giornata di oggi si levi quindi la nostra voce contro le modifiche costituzionali annunciate che snaturerebbero radicalmente la carta costituzionale e soprattutto frantumerebbero l'unità del Paese. Oggi festeggiamo la giornata della liberazione che fu guerra alla guerra, con la tristezza nel cuore, per tante guerre in corso, e per questo che gridiamo cessate il fuoco ovunque. Si aprono tavoli politici e diplomatici per un ritorno alla pace e alla sicurezza di tutti gli italiani. Basta con le sofferenze in Ucraina, basta con i massacri in Palestina, ritorni a casa gli ostaggi del 7 di ottobre. Basta con le tante guerre aperte nel mondo. L'ONU ritorni ad essere la casa del mondo e della pace. Sia oggi un giorno di impegno contro l'indifferenza e la solitudine sociale, contro le diseguaglianze, contro il razzismo e contro l'antisemitismo. Sia oggi un giorno di memoria per i giovani, guardando con speranza al futuro. Grazie. Ora la parola. Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per essere qui. È importante esserci il 25 aprile, sempre, ma quest'anno lo è di più. Il 25 aprile non è una domanda, è un'affermazione. C'è stato un prima e un dopo per la storia di questo Paese. Ed è bello vedere le strade affollate, colme di persone che inevitabilmente si portano appresso i loro problemi, i loro dubbi, ma che sono felici di stare insieme. I vecchi milanesi raccontano che nel dopoguerra, la sera del 25 aprile, si ballava, si faceva festa per le strade, in mezzo alle case distrutte, nei cortili delle case di riniera. E io dico che, pur coscienti delle tante difficoltà che dobbiamo affrontare,
e delle tremende guerre che ci circondano, dobbiamo ancora riuscire a pensare alla giornata di oggi come a una festa. Possiamo e dobbiamo festeggiare. Ma cosa festeggiamo? Festeggiamo la festa della liberazione, non della semplice libertà, come una certa destra vorrebbe far credere. La festa della liberazione, e non è una questione dialettica, ma di sostanza. Festeggiamo il bene che abbiamo compiuto, o meglio che qualcuno ha compiuto per noi, nel momento più alto della nostra città e della nostra nazione, e la direzione da prendere a ogni tornante della storia. Festeggiamo una Costituzione nata dall'antifascismo, ma che non è affatto una semplice enunciazione di formule antifasciste, perché è un progetto di società. Lo pensarono e lo portarono a compimento personalità eccezionali, uomini e donne che avevano resistito a 20 anni di dittatura e a 5 di guerra. Venivano da una pluralità di culture politiche, laiche, cattolici, democristiani e repubblicani, comunisti e liberali, azionisti e socialisti, capaci di unirsi e di dare una prospettiva alla carta che doveva e deve ancora portare l'Italia nel futuro, un futuro in cui i diritti e i doveri viaggiano insieme e vanno allargati e aggiornati, non eliminati come in qualche caso questo governo sta cercando di fare. Ci siamo trovati diverse volte tutti assieme a difendere la Costituzione. Quando le riforme sono dannose, il popolo italiano ha dimostrato di tenere in modo assoluto alla carta fondamentale, e noi non diciamo affatto che non si possa intervenire sulla Costituzione, questo sia chiaro. Furono stabiliti ordinamenti e meccanismi di attuazione in un tempo in cui non esisteva neanche un computer, oggi siamo nel momento dell'intelligenza artificiale. Ma se si pensa di modificare questo nostro nobile, antico e lungimirante contratto sociale, che è ammirato in tutto il mondo, non può, deve essere per aggiornare, migliorare e garantire i principi universali che la Costituzione contiene. Oggi siamo chiamati a difendere la Costituzione una volta di più. Esiste infatti un progetto per sfigurarla. Attenzione, non di riformarla, ma proprio di stravolgerla. Il cosiddetto premierato, con cui hanno in animo di snaturare la carta costituzionale, non sta in piedi e pone rischi alla tenuta democratica. Tutti gli equilibri di potere verrebbero sbilanciati a favore di qualcosa che, come hanno denunciato eminenti costituzionalisti, va presto a trasformarsi in una democrazia illiberale. Ecco perciò un motivo non solo per pronunciarsi antifascisti, ma per essere completamente questa distorsione della nostra Costituzione, nata dalle lotte partigiane e di un intero popolo, non può e non deve passare. Lo ripeto, non può e non deve passare. Milano, la nostra amata Milano, medaglia d'oro della resistenza, capitale della resistenza, erede dei valori della resistenza, della democrazia e del progresso civile e sociale. Milano e il suo sindaco dicono oggi, 25 aprile, che la Costituzione non la possono toccare in questo modo. E non la toccheranno. Milano è la bandiera morale, morale e politica, contro cui si è sempre infranto e si infrangerà sempre.
ogni disegno equivoco sul funzionamento della nostra democrazia. Per cui oggi festeggiamo e sentirci sinceramente, onestamente, chiaramente da una parte, chiari nell'affermare, senza se e senza ma, che il fascismo è stato dall'origine, come si ricorda l'orrendo assassino di Giacomo Matteotti, tornato al centro del dibattito di questi giorni, un crimine, prima ancora che una sciagura, diventata poi la più grande tragedia vissuta dall'umanità nella sua alleanza con il nazismo. Ma perché una parte del governo di questo paese non ha mai voluto chiarire l'equivoco di fondo, non ha mai scelto la chiarezza? Questo equivoco non è cosa da poco. Si tratta della professione di antifascismo, non così difficile da pronunciare in una repubblica democratica nata dalla lotta contro il regime fascista e contro i nazisti. È proprio l'ABC della democrazia. È a posto dell'ABC, cioè delle lettere, sempre solo tre puntini di sospensione. Un silenzio imbarazzato e imbarazzante. Mi piace ricordare qui le parole di un grande padre della nostra libertà, Antonio Gramsci, perseguitato dal fascismo e che trascorse gli ultimi 10 anni della sua vita nelle carceri del regime. Scriveva Gramsci: vivere significa partecipare e non essere indifferenti a quello che succede. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. Indifferenza è bulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. E le parole di Gramsci mi portano a dire che festeggiamo tutti noi, quindi, di saperci in prima linea per la costruzione del futuro. Il senso del 25 aprile è la memoria, ma è anche, va trovato nel presente, va attualizzato. Se non diamo sostanza a concetti come questo, ci troviamo di fronte a una formula retorica. Ebbene, non è una frase vuota, il 25 aprile va davvero attualizzato. Ma per farlo bisogna avere una prospettiva che sia certamente ideale, ma anche realizzabile. L'antifascismo getta i valori per un percorso che deve essere concreto. Guardate, cari amiche, cari amici, cari compagni e cari compagni, dirsi antifascisti alla fine può essere che facile, ma essere o no, per esempio, essere antifascista vuol dire non allearsi in Europa con chi fascista lo è. Nella nostra patria Europa, per me la patria è l'Italia, ma la patria è l'Europa. Noi tutte e noi tutti dobbiamo fare lo sforzo di coniugare i valori dell'antifascismo con un progetto di società positivo che vada avanti, che dia una guida al tempo e orienti il nostro cammino. Concludo. Uno dei fatti eclatanti del 25 aprile di quest'anno è la censura a cui è stato sottoposto il RAI, il nostro concittadino, lo scrittore Antonio Scuranti. A parte che censurano uno scrittore e ottengono il centuplo di attenzione e diffusione del testo che volevano cancellare. Amplificano lo sfascio di un servizio pubblico cruciale nella vita del paese, piegato dalla prepotenza delle diramazioni periferiche dell'attuale potere. E allora io, d'accordo con ampi, ho chiesto nei giorni scorsi ad Antonio Scuranti di leggere quelle parole che non volevano far sentire, e lo farà. Da Milano lo pensiamo, quello che qualcuno
che dovrebbe agire nel rispetto della Carta Costituzionale non riesce a fare. Siamo e restiamo sempre antifascisti. Viva Milano, capitale della resistenza! Viva l'Italia antifascista! Anche le stragi nazifasciste perpetrate dalle SS tedesche con la complicità e la collaborazione dei fascisti italiani nel 1944. Fosse Ardeatine, Sant'Anna di Stazzema, Marzabocco sono soltanto alcuni dei luoghi nei quali i demoniaci alleati di Mussolini massacrarono a sangue freddo migliaia di inermi civili italiani. Tra di essi centinaia di bambini e perfino di infanti. Molti furono addirittura arsi vivi, alcuni decapitati. Queste due ricorrenze concomitanti e luttuose, primavera del 24, primavera del 44, proclamano che il fascismo è stato lungo tutta la sua esistenza storica, dal primo all'ultimo giorno, non soltanto alla fine o occasionalmente, come qualcuno vuol farci credere, un irredimibile fenomeno di sistematica violenza politica, omicida e stragista. E lasciatemi aggiungere anche per decenni del dopoguerra. Lo riconosceranno una buona volta gli eredi di quella storia? Tutto purtroppo lascia pensare che non sarà così. Il gruppo dirigente post-fascista, vinte le elezioni nell'ottobre del 22, aveva davanti a sé due strade: ripudiare il suo passato neofascista oppure cercare di riscrivere la storia. Ha indubbiamente imboccato la seconda via, purtroppo. Dopo aver evitato l'argomento in campagna elettorale, la Presidente del Consiglio, quando costretta ad affrontarlo dagli anniversari storici, si è pervicacemente attenuta alla linea ideologica della sua cultura neofascista di provenienza. Ha preso le distanze dalle efferatezze indifendibili perpetrate dal regime, come la persecuzione degli ebrei, senza mai però ripudiare nel suo insieme l'esperienza fascista. Ha scaricato sui soli nazisti le stragi compiute con la complicità dei fascisti repubblichini. Alle fosse ardeatine non sono stati barbaramente trucidati degli italiani dai tedeschi, sono stati barbaramente trucidati degli antifascisti. È una cosa ben diversa, e per questo motivo che furono scelti e trucidati con la complicità dei fascisti. Infine ha disconosciuto il ruolo fondamentale della resistenza nella rinascita italiana, fino al punto di non nominare mai la parola antifascismo in occasione del 25 aprile dello scorso anno, e temo oramai nemmeno in occasione del 25 aprile di quest'anno. Mentre vi parlo stiamo di nuovo festeggiando, perché è una festa questa. Qui tutti insieme la liberazione dal nazifascismo. Non basta dire la festa della liberazione, bisogna ricordarlo ogni volta, la liberazione dal nazifascismo. La parola che la Presidente del Consiglio si rifiutò e si rifiuta di pronunciare palpita ancora sulle labbra riconoscenti di tutti i sinceri democratici, siano essi di sinistra, di centro o di destra. Ma io temo che finché quella parola antifascismo non sarà pronunciata da chi ci governa, lo spettro del fascismo continuerà a infestare la casa della democrazia italiana. Grazie. Ho pensato che era una grande opportunità, ma anche una responsabilità. Ci sono tante cose da dire, ma da dove partire, da dove incominciare? Allora ho pensato che dalla mia parte avevo una grande rassicurazione, un punto certo della mia vita. Le improvvide dichiarazioni del presidente Ignazio La Russa sulla resistenza qualche giorno prima del 25 aprile, sicure come l'arrivo del Natale, mi avrebbero fornito l'ispirazione per un bel discorso. Ma quest'anno il presidente, incredibilmente, è rimasto silente.
Nella mia ingenuità ho pensato che un anno in più da seconda carica dello Stato gli avesse conferito una maggiore saggezza istituzionale. Poi ho capito, 3 giorni fa l'Inter ha vinto lo scudetto. Stava pensando solo a quello. Oggi per lui l'uomo forte che guida un popolo alla vittoria è Simone Inzaghi. Forse si è fatto fare pure un busto di Simone Inzaghi, sperando che abbia sostituito l'altro. Ora arriva la parte seria, non ti preoccupare. Ma la verità è che questa mia passione per la Russia mi ha distratto e non mi ha fatto notare le travolgenti dichiarazioni del ministro Lollobrigida. Credo che abbia l'ambizione di superare le affermazioni di La Russa, ma volevo rassicurare La Russa. Presidente, io sono e rimango un suo fan, sono un nostalgico delle sue dichiarazioni. Detto questo, per i vari La Russa e Lollobrigida, per tutti quelli che la pensano come loro, è bene chiarire anche quest'anno alcuni punti fondamentali. Punto 1. Credere nella resistenza non è un gesto di sinistra, non è di destra né di centro. O se vogliamo ribaltare il concetto, la resistenza è di sinistra, è di destra e di centro. La resistenza è di tutti. Anche uno di Casa Pound deve essere grato alla resistenza, perché grazie ai partigiani se oggi anche lui può esprimere le sue idee in Italia. Se la destra pensa che la sinistra si sia impossessata della resistenza, non si capisce perché non sono mai in piazza il 25 aprile. Perché non organizzano loro delle manifestazioni per ricordarla e onorarla? Uno può essere di destra e non essere fascista, anzi, speriamo di avere un giorno una destra non fascista. Punto 2. Per chi sostiene che bisogna onorare pezzi del fascismo come la decima Mas, che operò spinta dall'amor di patria, è bene ricordare che Hitler pensava che gli ebrei fossero dei nemici del paese e per amor di patria ne uccise 6 milioni. Vogliamo rispettare e onorare gente come Hitler? Punto 3. Bisogna ripetere con dolore e magari anche con un briciolo di vergogna che a far salire gli ebrei e tutti deportati sui vagoni per i campi di sterminio c'eravamo anche noi italiani fascisti. Siamo colpevoli tanto quanto i nazisti. Forse il giorno in cui faremo i conti con il passato sarà più difficile avere persone nelle istituzioni che fingono di non capire o che fanno il saluto fascista e non hanno nemmeno il coraggio di rivendicarlo. Fanno il saluto romano e dicono no, ma io salutavo un amico, no, io volevo andare in bagno. Non hanno neanche il coraggio di fare quello che fanno. Punto 4. A chi sostiene che i morti sono tutti uguali, allora propongo che il 21 marzo, giornata in memoria delle vittime di mafia, ricordiamo anche i mafiosi che hanno ucciso le vittime di mafia. Io posso rispettare i morti, ma non posso rispettare quello che i morti hanno fatto in vita. E comunque esiste già un giorno in cui si ricordano i morti, è il 2 novembre, non è il 25 aprile. Sto finendo i punti. Punto 5, Lenin. Mussolini ha fatto anche cose buone. Totorina è morto a 87 anni. Vuoi che in 87 anni non abbia fatto un gesto carino? Non ha aiutato un amico in difficoltà? Non si sia fermato con l'auto per far attraversare una donna incinta? Avrà augurato buon anno a un secondino? Cosa vogliamo fare? Dedicargli una via, una piazza, una scuola? Oppure diciamo che Totorina va giudicato contestualizzando il momento storico in cui è vissuto? Stanno finendo, tranquilli, sto finendo. Punto 6, il penultimo, è meno importante, lo so, ma mi sta sulle qua. Basta con sta minchiata che le pensioni le ha inventate Mussolini. Basta, siete ignoranti come delle capre. Faccio un ragionamento logico, basilare, anche per i nostalgici più basilari. Mussolini è salito al potere 101 anni fa. L'INPS festeggia 126 anni, non è più una questione ideologica, è una questione matematica. Punto 7, perché ogni anno è importante scendere in piazza il 25 aprile? Perché come diceva Orwell, la legge di per sé non è protezione, i governi fanno le leggi, ma che vengono messe o meno in pratica
Dipende dal clima generale del paese. Se gran parte delle persone è interessata alla libertà di parola, allora ci sarà libertà di parola anche se la legge la proibisce. Se l'opinione pubblica è inerte, le minoranze scomode verranno perseguitate anche se esistono leggi per proteggerle. Ho finito l'elenco, ma prima di andare via voglio lanciare un appello. Avere un Presidente del Consiglio che non riesce a definirsi antifascista è grave perché non è solo una questione formale o una questione linguistica, è un punto di partenza di una visione della vita. Presidente Giorgia Meloni, magari le dà fastidio la lettera A finale della parola antifascista, è troppo femminista. Ci accontentiamo anche con un sono antifascisto, va bene? Da domani che sono antifascisto, ci va bene. E ora scusate, ma devo andare perché devo andare alla presentazione del libro di Salvini, perché un uomo sfortunato, l'unica sala libera per presentare il suo libro è il 25 aprile, ma che sfiga questo uomo! Quindi ora, anzi, vi invito a trasferirvi a leggere il libro bestseller di Salvini. Grazie a Lampi, scusate, grazie per avermi ascoltato. Ringraziamo Pip per il suo intervento. Diamo ora la parola al Presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi di Sterminio, Dario Venegoni. Buon 25 aprile. Consentitemi un ricordo personale. Il 25 aprile del 1945 mio padre, dirigente dell'insurrezione di Genova, festeggiava la vittoria sul nazifascismo e la liberazione di quella città da parte dei partigiani. Mia madre, in quello stesso giorno, era ancora rinchiusa in una cella della prigione interna del lager delle SS di Bolzano, dove le SS si macchiavano ancora di torture e di orrendi delitti. Non per tutti gli italiani il 25 aprile coincise con la liberazione e il ritorno alla vita. Nei campi nazisti, al contrario, questi giorni di aprile segnarono la più terribile delle carneficine. Il mondo nazista era al collasso. Dal bunker nel quale si era assoragliato a Berlino, Hitler continuava a dire che nessun prigioniero avrebbe dovuto cadere vivo nelle mani dei nemici del Reich. Decine di migliaia di prigionieri venivano incolonnati e fatti vagare per la Germania devastata. Nazionalità, dimostrarono al mondo che si poteva reagire a una dittatura e all'occupazione, e lo fecero con la resistenza. E in quella giornata di resistenza rimase celebre l'appello radiofonico di Sandro Pertini.